Non so cosa pensi che io possa fare qui. Cerchiamo di ritornare su.
porti quello. Ragazzo, di qua. Guarda, la porta blu che non è una porta. È una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? Lo vuoi portare dappertutto? Perché no? Invece di depredare un tempio sacro, forse potremmo andarcene. Ragazzo, se vorrò il tuo parere, te lo chiederò.
Che significa? Seme. Ricorda la forma. Sì, lo so. Ora puoi arrivarci. Continua. L'uomo più grande o l'albero più alto sempre da me iniziano soltanto. Sì, è seme. Stupidi. Così alla fine è una porta. Bene, l'elfo con le corna è tornato. Che cosa vuole adesso? Odio quel tizio. Lui tornerà. Oh no, la barca non c'è. È ancora dall'altra parte del lago. Torneremo come siamo venuti. L'ascensore. Dobbiamo per forza scendere di nuovo. Vedi forse un altro modo? No. Allora? Adattati. Lo faccio. Come
faremo ad attraversare senza un cristallo? Cerchiamone uno. Vuoi portare quel cristallo ovunque come l'ultima volta? Se serve.
qui dove dobbiamo andare. Ragazzo, tira. Lo so come si fa. Finalmente, useremo la stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Voglio andare via da qui. Davvero.
No, non ci credo. Cosa diceva? E abbiamo fatto un grave errore. Non dovevamo aiutarli. Io? Fammi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Ti ricordi la risposta? Sì, certo. Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dice? Parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... Se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui. Lascia stare. Ok. Era lei. Nella luce. Chi? Lo sai. No, non c'era. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea
No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Nella luce mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo. Se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Cos'altro volevi dirmi sulla guerra? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Siete tornati, impegnati, eh? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Sembra che vi prepariate per un lungo viaggio. A Midgard c'è un tempio abbandonato che un altro nano ha trasformato nel suo deposito personale. Pieno zeppo di tesori trovati durante le sue avventure nei regni. In tutti i regni? In quali è stato? E cosa ha riportato a casa? Fafnir era un collezionista compulsivo di artefatti magici. Più ne otteneva e più ne desiderava. Per lui non esisteva regno troppo rischioso, né cimelio troppo pericoloso. Una volta si è avventurato a Niflheim. Per una cote, pensate. Ah... Doveva essere una cote speciale. Questa storia ha un senso? Sì che ce l'ha. Guarda caso, ho la pietra d'accesso del deposito di Fafnir. Potreste trovare qualcosa di utile lì dentro. Forte. Grazie, Sindri. Ma prego. Se per caso trovaste quella cote, beh, sarebbe proprio carino da parte vostra riportarmela. Vi consiglio di stare attenti se state andando al suo deposito. Ci sono stato più di un secolo fa e vi si era annidata ogni genere di sporcizia. Non credo che sia più pulito dopo 100 anni di buia. Non si arrabbia il tuo amico se lo derubiamo? Oh, no, per niente. È morto. Oh, padre, ho una confessione da fare. Quelle voci che sento... Beh, non è la prima volta. Quando abbiamo incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi. E questo non voleva muoversi. Te l'ha detto? Beh, potevo sentire quello che sentiva lei, le sue paure. Se succede ancora, devi dirmelo, capito? Promesso. Abbiamo la luce. A Midgard. È pazzesco pensare che tutti i regni esistono nello stesso spazio, uno sopra l'altro. È come se la sala ci facesse viaggiare senza muoverci. Brock, siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. L'ha rovinata la nostra piccola? Anzi, al contrario.
Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Che cosa hai fatto? L'ho migliorata. Bene! Quando la finite di ciondolare vi... Cosa c'è, nano? C'è un alchimista, Andvari, che lavorava alle miniere di Volundor. Non ho sue notizie da un centinaio di inverni, o giù di lì. È probabile che sia morto, ma forse voi riuscirete a trovarlo. È un nano come me, ha un bell'anello verde e mi deve un favore. Lo cercherete? Se lo incrociamo. Ah, ho capito. Non si fa niente per niente, eh? D'accordo. Se troverete Andvari, gli farò creare qualcosa di speciale per voi. Con questa pietra riuscirete a entrare dentro le miniere. Oh. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli... Ricordi la strada per arrivare all'alito nero? Certo. Dobbiamo percorrere il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta. La statua di Thor che abbiamo visto prima, dopo la caverna della strega. E in quale direzione è? Siamo a metà mattinata. Il sole è laggiù, perciò... a sud. Bravo. Non posso leggere nemmeno queste. Oh, la magia della strega è ancora su quei bastoni del disprezzo. Tempo risparmiato. Ragazzo, qui. Ah, interessante. Forse dovrei appuntarmelo. Povero Fafnir, il confine tra ambizione e cupidigia è molto labile. Fate attenzione a dove... Non è rimasto più nessuno di gentile, sono andati via tutti. Quelli che incontrerete probabilmente cercheranno di uccidervi. Ottimo,